La bellezza di quest'uomo pari alla sua immensa altezza. Pari alla sua altezza. Altezza e mezza bellezza. Ora voi perché mi vedete a sedere? Mezza altezza è una schifezza. Ora non andate. Voi mi vedete a sedere, ma voi dovete andare avanti con l'immaginazione. Come io guardo quell'obiettivo e vi guardo negli occhi e vi potrei dire tutto e niente, però io dico sempre tutto. Inizia questa intervista a una delle persone più famose in via San Giovanni Decollato e al numero 21 è anche il più intelligente. Posso fare una domanda? Sì. Allora, so che ti fai le domande, ma le risposte è quello che conta. Fai la domanda. Io voglio sapere come vedi quest'estate dal punto di vista del Covid legato alle vacanze, a vaccini, alla gente che un po' mi sembra illusa perché i dati sono peggio dell'anno scorso, non so se lo sai. Allora, i dati sono peggio per le persone che camminano nella strada, che vivono la realtà. Però se te prendi i giornali, i telegiornali, spaziali, cellulari, tutto, scegliete tutto quello che vi pare, come sta andando ora l'Italia, tutta gonfie vele. Abbiamo vinto su tutto, sulla disoccupazione, ai concorsi non si presentano perché ce ne hanno anche troppi. Poi i concorsi bisogna vedere chi lo vince, perché se è ostacoli, sai, questi concorsi a ostacoli sono difficilissimi. Poi riguardo quest'estate sarà un'estate come quella dell'anno scorso. L'unica cosa, bisognerà vedere da che parte ripartirà il ceppo. La variante, sì. Non guardiamo dalle varianti. Ceppi Arezzo ce ne diverte. Infatti Arezzo viene esclusa perché è impossibile, cioè è difficile. Bravissimo, trovare un solo ceppo dice che è stata una cosa quasi impossibile. Riguardo alle varianti. Bisogna chiedere ai Benetton e ad altre persone perché loro sono più adatti a queste cose. La variante. Del ponte di Cento. Via, dai, svegliamoci su, dai. E che dovevo dire? Ananas e tutte quelle cose. Allora io faccio buone vacanze, tutti al mare, viva Rimini. Chissà da dove partirà quest'anno. E c'è. Quale discoteca? Il Papa raccomanda di andare a Ostia o a Cattolica? Sì. Il Papa più che altro dirà di sì, tutte e due Ostia Cattolica è simpaticissima. Poi il Papa ha detto che c'è anche questo tema sugli immigrati. Io direi più che tema, a me mi sembra un problema. Però a parte tutto questo, il Papa, viva il Papa e viva Villa! Ville al mare, ville qui, ville là. Poi se c'è altre domande, ricordi non devi superare i 3 minuti perché... I saluti. Io saluto tutti gli amici, specialmente i miei colleghi del G7 che hanno fatto, sono stati veramente bravi, hanno ammesso determinate cose che non dovevano ammettere, non tutti l'hanno capito, però il G7 lo fanno ogni anno e noi aspettiamo questo famoso 8 fiorotto che chissà che un giorno verrà.